Anche a Matera quest'oggi, presso la caserma dei carabinieri Rocco La Zazzera, sede del comando provinciale, le celebrazioni per il 201° anniversario della fondazione dell'arma. Alla sobria cerimonia, che si è svolta alla presenza delle autorità militari e civili, hanno partecipato rappresentanze dei militari della compagnia, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche d'arma. Nel corso della cerimonia, che si è aperta come da tradizione con i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, e durante la quale si sono resi gli onori a tutti i caduti in patria e nelle missioni all'estero, dopo i saluti del Comandante Provinciale di Matera Roberto Fabiani, sono stati consegnati i riconoscimenti al personale dell'arma che si è particolarmente distinto per gli eccezionali contributi forniti nell'attività istituzionale. Rinnoviamo l'appuntamento con il nostro onore di fondazione, il primo del terzo secolo di vita dell'istituzione. Lavoriamo continuamente proiettati al futuro, come ha detto anche il nostro comandante generale, il signor generale di Corpo Armata Tullio Del Sette. L'arma è sempre presente sul territorio, abbiamo 28 presidi nella provincia di Matera. Gli sforzi sono in atto per cercare di aprire anche il presidio di Scanzano Ionico, quindi incrementando ulteriormente la presenza non solo della caserma, ma anche il controllo del territorio con i servizi che verranno effettuati, servizi che già adesso coprono quell'area sensibile. È un appuntamento importante per una città importante che ha conquistato un titolo altrettanto importante e l'arma dei carabinieri è sempre vicina alle istituzioni delle popolazioni che le sono affidate. Comandante, anche l'occasione giusta per consegnare i riconoscimenti a alcuni uomini che si sono distinti, ce ne sarebbero però da consegnare tantissimi altri. Sì, in realtà noi abbiamo un esempio che sono i nostri eroi che ci indicano qual è la strada del sacrificio da percorrere, perché di sacrificio si tratta, ma il sacrificio è anche di chi fa tutti i giorni il suo dovere in tutti i luoghi, in tutte le condizioni, per fare il suo meglio, per dare una risposta alla popolazione. Abbiamo consegnato delle ricompense per atti di attività istituzionale e anche per atti di valore, persone, carabinieri che hanno salvato delle persone che avevano manifestato gli intenti di suicidi. Lo sforzo è continuo, dobbiamo sempre essere vicini alla gente perché questa è la nostra vocazione, lavorare per la popolazione, fra la popolazione.